rosse A e B, quindi circa 127.000 cittadini sono coinvolti e in fase di allargamento. Adesso interverremo per quanto riguarda il monitoraggio anche della zona rossa. Sono arrivati i primi 2 milioni per quanto riguarda il monitoraggio e la copertura parziale dei costi che sino ad ora abbiamo sostenuto al Ministero della Sanità. Ci auguriamo che al più presto arrivino anche gli 80 milioni promessi per le analisi nell'ambito appunto del monitoraggio degli alimenti dei FAS. A questo punto io darei la parola alla dottoressa Russo e al dottor Dall'Acqua per una brevissima presentazione e poi entreremo naturalmente nell'ambito più corpulento del monitoraggio degli alimenti fatto attraverso i due. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Questo insomma ripeto, è stato un lavoro di squadra che naturalmente si aggiunge a quelli che sono tutti i tasselli che pian piano stanno definendo l'entità di questa contaminazione e ci aiutano come organismi, diciamo, programmatori di tutela della salute a individuare quelle che sono le azioni da avviare e quindi tutte le azioni di mitigazione del rischio e valutare anche quelle che già abbiamo messo in piedi. Quindi ecco, questo è l'obiettivo, insomma, questo è quello che volevo dire. Anche della squadra messa sul campo, è un programma impegnativo sia in termini organizzativi e analitici diversi, allevamenti industriali, allevamenti familiari, quindi situazioni molto diverse, quindi ha richiesto una messa in moto di una macchina organizzativa, stagionalità, per cui c'è anche un problema di molto ben strutturato, per cui abbiamo riferimenti solidi, forti, innanzitutto in EFSA. A livello europeo la sicurezza alimentare ha subito un impatto tanti anni fa della PSE, di una serie di emergenze che, sapete meglio di me, insomma, hanno portato alla strutturazione di un sistema in cui le competenze sono le scelte poi stanno a livello politico. E questo nell'ambito della sicurezza alimentare è una divisione molto netta e molto, come dire, sana. Okay. Gli obiettivi, l'ho detto, sono molto chiari e questa connessione con EFSA ci dà grande tranquillità, perché sapete che EFSA considera queste molecole il tavolo degli alimenti, del monitoraggio degli alimenti. È un tavolo che ha lavorato fino all'altro giorno, insomma, sostanzialmente, per produrre il dato in tempi rapidissimi, e devo dire ringrazio veramente i colleghi dell'Istituto Zooprofilattico perché sono estremamente efficienti e per il clima che abbiamo. Buongiorno, vi presento, io da un anno circa seguo le attività che si sono poi tradotte in questo programma di monitoraggio e questa cosa. I pesci, apriamo la frontiera dei pesci, rapido, dei pesci tenuti per ultimo, perché in realtà in questo caso noi non abbiamo pesci provenienti da allevamenti, ma questa fase che è stata l'ultima del programma di campionamento condotta da un punto di vista proprio dell'esecuzione di campionamento e analisi, ci ha regalato i dati più alti. Anche questo è un dato atteso, i dati legati alla salute. Come vedete, il FOS ha una tossicità maggiore e più cattivo rispetto al FOA, che è di un ordine di grandezza più buono. Come tutti questi valori tossicologici,